sicuramente guardare la gente, cioè le esigenze della gente, perché di strutture ne abbiamo fatte anche troppe forse, quindi è ora di cambiarlo, di pensare alla gente, quindi di girare le strade, vedere la gente che ha bisogno, sia i bambini, i giovani che gli anziani. La qualità della vita della città, quindi i servizi per i bimbi, per gli anziani, meno costruzioni, città troppo grande. Abbassare i prezzi per tutti i settori, diciamo noi, spegnere roba elementare, eccetera, no? Roba cucina, eccetera. Cercare di eliminare gli spacciatori nel piazzale dove ci sono meno razzismi. Un più di coerenza nel salvaguardare l'interesse dei cittadini. Cercare di diminuire il flusso di canina facendo sì che ci sia più poliziotti, pattuglia che girano a controllare i battuti. Beh, oltre a quello lì che ha fatto il sindaco, farei dell'altro, qualcosa per i giovani, dai. Diminuire i parcheggi a pagamento e aumentare i parcheggi gratuiti. Farei esplodere la questura. C. Farei esplodere la caserma. D. Riaprirei l'ex macello e riaprirei il paguro. F. Darei un assegno di indennità a tutti quelli che hanno subito danni, me compreso, dal fascismo di questa città di merda. Metterei tutte le macchine fuori dal centro storico. Inserire ogni linea 3 o 4 filobus di più, tutta la rete elettrica e soltanto 3 o 4 categorie di persone importanti posso girare con le macchine, tipo polizia, medici, assistenza pubblica, che so io, taxi, diciamo 5 loro, poi basta. Gli altri, tutti i parcheggi scambiatori e tutti i suoi depositi o garage, tutto quel che è, lontano 3 km dal centro. Concederei il permesso di restare sotto la curva ai giovani della bella età. Farei una città con meno criminalità, con meno spazio di droga, che con la delinquenza deve dimagrire. Cioè... Dimagrire! Sicuramente più attenzione all'ambiente, al rendere l'aria di questa città un po' più respirabile per tutti, e più attenzione alla cultura. Dare più occasione ai giovani di occasione di svago, quindi concerti da vivo, più concerti da vivo. Rafforzare le linee urbane di sera e non con i problemi sempre. No? Perché tanto a me non ce li danno più. Lasciare parte del progetto di Reggio sulla stazione TAC in pratica e continuare il progetto di Parma, costruttivo, continuare questo, è l'unica, non c'è soluzione, se no c'è una parte di soldi e basta. Stimerei le strade perché fanno schifo. Oggi sono tante priorità, non lo so, io leggo sempre le lettere al giornale, ci sono tanti problemi. Adesso starli qui a elencare uno per uno sarebbe un po' ridicolo. Tanti problemi in città ci sono, reali.